Allora, continuiamo. A parte il fatto che non riesco a trovare più niente, i vestiti, le cose, manco i documenti. C'ho i documenti qua dentro, non lo so, CD, dei fogli, non riesco a trovare neanche il codice fiscale, forse ce l'ho in macchina. Sono qua solo, i cani non ci sono. Ora mi metto le scarpe. Metto le scarpe e vado. Niente, Zani è sopra, nel terrazzo. Zani è su nel terrazzo. Zani è su nel terrazzo. Io al sole non ci posso stare. Lei ora starà ore e ore al sole. Come quando venivano i suoi figli, quando alle 2:30, alle 2. Io già non le potevo fare prima queste cose, no? È messo sopra il sole. Io ora scendo e non ci posso stare. I cani. Mi vado a fare una passeggiata. Ora vi faccio vedere su un terrazzo. Purtroppo al sole non ci posso stare. Era già da tempo che dovevo vedere queste cose qui. Devo sistemarmi queste cose. Al sole non ci posso stare. Ho dolore qua. Se rido, se mi agio, se faccio sport, senza la mia cannabis, ho più dolore. Quella mi rilassa e mi fa... E mi leva i dolori. Ora questo è il pollice e mi leva i dolori. Infatti ora sono tutto pieno di dolori. In più l'appetito e tutte queste cose qua non ci sono. In sostituzione, come mi consigliava il poliziotto, andiamoci a fumare una sigaretta fuori. No, grazie. Quindi mi avete levato una cura, una cosa buona che è antinfiammatoria, anche se la fumo col tabacco ricreativa. Quindi levo la cosa buona e resto solo col tabacco. O mi dovrei fumare queste cose finte con gli veleni già messi dentro, i vapori. Ma per me siete solo degli assassini. Vi ringrazio, come quando fu quando mi sono separato. Mi avete levato le cose mie, in sostituzione mi avete messo una serie di puttanai, le avete sfasciate. Avete rincoglionito delle persone e in sostituzione mi state mettendo il cancro. State velocizzando il mio cancro, quando invece quella cosa lì lo rallentava. E non me ne vado a prendere per strada perché non è una droga, non so cosa c'è dentro. Non è roba certificata. Ora vi faccio vedere dove è Zanni. Ditemi se io posso stare là. Soprattutto così. Mi aiutava a fare sport, a diminuire il dolore. Mi aiutava a fare sport, a diminuire il dolore. E tante cose. Mi avete dato un'accelerata al cancro. Se quella un po' me lo rallentava. Mi faceva venire un po' di appetito, un po' di buon umore. Mi avete levato questo. C'è chi mi offre sigarette, c'è chi mi dice di andare a comprare cose per strada, c'è chi dice di non fare un cazzo e di vivere con lo smog, con questa la marotta che mi butta il gas di scarico. Le cose cavo, dei termocazzi, mangiare merda. E fumarmi nicotina, cancro o vapore. Quindi mi avete levato un anticancro, un antinfiammatorio, una cosa, e mi avete messo solo il cancro, solo le cose brutte. Complimenti. Tipico degli assassini. Infatti già mi era capitato qua con i miei figli e con le cose, chissà quante volte mi è capitato nella vita.
Ora ho più consapevolezza perché sono adulto ed era una fase importantissima, come quando del lavoro, che ero arrivato tutto a organizzarmi una serie di cose, ad avere il mio ruolo, ad avere sotto di me le persone organizzate bene, avere la verità, perché gli dicevo la verità. Zaghete, ma non lo ha tutto coso, ma l'ha sfasciato menzuno, quasi tutto, perché la vita. E ora è la stessa cosa. Vi ringrazio per le offerte di nicotina, di gas di scarico o di niente. Ho sole nella testa, oppure in campagna, senza manco. Quindi mi inebrio col vino del famosissimo anticancro, il vino, di mattina, bel bicchiere di vino anticancro. Voi siete degli ignoranti, voi siete solo degli ignoranti. La gente non vale un cazzo. E penso ai miei nonni, a come li hanno ammazzati e come li hanno fatti stare male. Complimenti. Complimenti. Ora saliamo su, vi faccio vedere dove dovrei stare io. A fumarmi nicotina, o a aspirare veleni, o a farmi i segnali elettrici qua, con questa completamente demoniaca. Ma hai visto come fa? Ci stai facendo, signora Agrush? Un po' si calma, però. Zani non è in grado di raccontare i fatti come stanno. Ora vedrete che a me, se prima avevo qualche possibilità di rallentare le malattie, di avere un po' di cose, di sofferenza, un po' di cose, ora queste cose qua, ora si velocizzerà tutto. Il cancro, le cose, io secondo me. Manco 6 mesi di vita, cioè. Levandomi queste cose qua, in sostituzione, che cosa c'ho? Cibo spazzatura, gente che va fuori di testa, vegetariana, vegetariane, due cose, e poi si mangiano un pollo e ammazzano le persone. Si mangiano acqua qualunque e ammazzano le persone. Cocainomani, tossici, droghe di strada che non sai che cazzo c'è dentro, pure se ti bevi una birra, te la danno questo per strada, non lo so che cazzo gli hanno messo dentro, la canna, che spacchio, che cazzo mi fa una cosa del genere? E quello proprio per quello mi allontanavo. Dolori, dolori, e state velocizzando il mio cancro. Complimenti, ora salgo solo, ma acchiappi i cani e me ne vado, perché questa mi vuole fare stare al sole. Sigarette, pipa, questa qua, solo sigaretta, pipa di cose. Vai a comprare hashish, vai a Catania, vai a comprare un pezzettino di fumo, vatti a comprare, insomma, tutto quello che mi può fare male, tutto quello che la malavita può fare contro di me. Che fanno finta di essere giustizia. Caffè? Neanche, perché caffè, se mi fumo, mi fumo la sigaretta. Mi devo fumare la sigaretta, la pipetta, mi devo fumare la pipa, quella vapor. Così mi viene prima il cancro e mi spacco i polmoni. Ah, per la vostra cosa, io fino a 1 anno o 2 anni fa, ci sono le prove, fino a poco tempo fa, anche qualche mese fa, io avevo il sott'acqua, logicamente non con la testa sott'acqua, sott'acqua a 50 centimetri, non a metri, sott'acqua. Io stavo 2 o 3 ore. 2 o 3 minuti, 2 o 3 minuti, 2 o 3 ore, 2 o 3 minuti, e a forza di stare con questa che pam, 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 2 o 3 minuti, 2 minuti sicuramente, 120 secondi, quindi i miei polmoni sono ottimi, ci sono i video, ci sono le prove, anche che mi faccio due vasche di piscina, cioè 5, 25, 25, anche di più, sott'acqua completamente, quindi i miei polmoni andavano benissimo. Se fumo il vapor e se fumo le sigarette o se non fumo niente, vivo così di smog e di stupidità della gente, di finti vegetariani, di persone che vanno fuori di testa, tutto il mondo vegetariano, sotto il sole, sotto il coso, sicuramente avrò ancora meno fiato. Questo è quello che state facendo, uccidere una persona, velocizzargli il cancro. Questi sono i vostri obiettivi. Le bustine ci sono in giro, le cose, vero? Così a quello simpatico gli date la bustina, così. A
A quello che vi sta antipatico gli mettete quattro granuline di qualche veleno, di qualche altra cosa. A questo si sente male. Senza scontrino, senza... cazzo ne sai che cosa c'è dentro. Per me è tutta un'altra roba quella cosa. Ancora non l'avete capito in che guaio vi siete messi, assassini. Vi piace? Vi piace quel mondo lì, vero? Così quando volete riuscite ad ammazzare e a fare passare delle persone. Tutti come degli assassini tossici a far impazzire, a fare tutte queste cose qua, vero? Quello è il mondo che vi piace. E allora, con tutti i dolori miei, salgo sopra, mi prendo i cani, il calzolaio e me ne sto andando a fare una passeggiata fino a quando ce la faccio. Quando non ce la faccio più, ci vediamo meglio. E facciamo la cosa, quella che si deve fare finale. Le chiavi non gliele posso lasciare perché fa entrare la gente per strada, perché dove andare si scorda chiavi, si scorda occhiali, si scorda tutte cose e quindi non è in grado di tenere le chiavi. Già non sto mangiando più, eh. Già proprio appetito zero. Un po', ancora un po' di appetito ce l'ho. Andiamo, eh. Io la verità vi racconto. Basta. Solo quello mi interessa. Questa vuole andare a farmela ridare, vuole andare dalla polizia a farmela ridare. Non ha capito, con la testa mentre fa... polizia! Chi ci ha fatto? Chi ci ha fatto? Sicuramente gli avranno fatto degli abusi sessuali. Hanno addormentato come mia madre. Come mio padre, come hanno cercato di fare a me, solo che sono svincolato ai tempi. Allora, e non sono tornato là in mezzo a loro. Me la sono fatta solo. Quindi bisogna, ora salgo su e vi faccio vedere. È anche molto forte, eh. Come quando l'ho conosciuta, avevo una forza, riusciva, però non ha equilibrio, capito? Non c'è nessuna forza. C'è, in alcuni modi, c'è stata, ma ormai gli è passato quello che gli avevano messo in circolo, capito? Ora la vado, ma non è nessuna forza sovrumana o cose, perché se non è allenata una persona, che cazzo di forza sovrumana deve avere? Sì, c'è una componente, anche se gli mettono delle sostanze, c'è una componente che una persona ha più forza, cioè, ma quello resta la persona di per sé. Certo, un uomo forte diventa più forte, una donna forte diventa più forte. Però se una persona non è allenata, non ha equilibrio, non ha cose, anche se è posseduta, non so da che cosa, a mio parere non ha nessuna forza. Se reagisco con due schiaffi, se reagivo con due schiaffi la mettevo a terra. Anche con mezzo, solamente non ho voluto perché uno gli voglio bene, quindi quando io dico schiaffo, gli volevo bene, li voglio, no, gli voglio tutto bene. Quando dico schiaffo non è che intendo a questo tipo di persona, è una cosa per fermare qualcosa che non mi piace. In questo caso era violenza, in altri casi può essere gelosia, può essere altre cose sbagliatissime o cose giustissime, ma comunque non penso che debba essere io con degli schiaffi a sistemare una persona, ma ci vorrebbe tutto un altro tipo di mondo che purtroppo qui non c'è. Forse gli farebbe bene fumare a lei dell'hashish, ma in Olanda, non qui, manco in Italia, cioè una roba prescritta dove si sa che cos'è, forse la rilasserebbe, la calmerebbe. O litri di camomilla, come ai vecchi, che mi fa male qua. Purtroppo è questa la verità, siete degli assassini. O imbottirla di psicofarmaci, meglio l'hashish, certificato per i disturbi che ha lei. Che almeno si rilassa, capito? Questa è la verità, purtroppo, assassini. A me mi state accelerando il cancro. Ora, al posto di stare sopra al sole, senza tendone, come se io fossi uno scemo, uno che non ha mai fatto un euro, uno che non è nipote di questo, uno che non è qua. E con tutti i dolori, ma acchiappo i cani, con una scusa e mi vado a fare una passeggiata.
Non è più in grado sta persona di raccontarvi, di fare niente. Non è più in grado. Ha dei momenti, ieri un po' si è calmata, ha dei momenti talmente forti e poi quando vuole dire qualche cosa delle sue ragioni o delle mie, fa una confusione, di cose aleatorie, di cose. Niente, non ne ha verità. Ha le verità che sono, ce l'ha tutte confuse in mezzo a tutta una serie di cose che si è scordata, perché si è scordata e mi dice che io non voglio i soldi ai tuoi figli, i nipoti ai tuoi nipoti, le cose. Ora, come glieli dai i tuoi soldi? Ritorniamo un'altra volta allo stesso discorso. Insomma, una truffa, capito? Andiamo. Dolore, poco appetito e poco umore. Così avete soltanto, state tentando soltanto di accelerare il mio cancro, capito? Poi cosa mi vorreste fare? Le morfine, le cose pesanti, vero? Ah, accelerandomi il cancro, assassini, questo siete degli italiani e anche questi bulgari, assassini, perché siete sucker, sucker, suckers, siete dei succhiatori, degli ignoranti, ignoranti diverso, persone con finta cultura. Dei succhiatori di vita siete, vita mia. Doveva essere. Questo lo stringiamo un po'. Voleva andare lei lì a farmela ridare. Cosa faccio così tutta indemoniata? Si può mettere solo nei guai, ma poi non capisce. Glielo dico, li ammazzo, li faccio. Li voglio tutti dietro al vetro, è una pazza. Allora, il questo demone, il mio demone è buono, ah sì, buono, hai visto quanto è buono, te stavano ammazzando. Allora, io non posso, capito? Non è un'offesa verso la gente di strada, di cui non me ne fotte proprio un cazzo perché è concussa questa gente qua, è corrotta questa gente. Mi interessava quando avevo amicizie, però vi dico una cosa, non posso perché io voglio una cosa certificata, che voglio lo scontrino e voglio sapere che cosa c'è dentro, cioè voglio la tracciabilità. Voglio una cosa dove ci deve essere, dove devo sapere che cosa c'è. E poi soprattutto credo alle cose da seme, nel senso metti il seme, l'acqua, la cosa biologica, e allora quello che esce è più naturale. Roba confezionata da altri, senza una dicitura, senza uno scontrino, senza sapere, senza l'analisi di quello che c'è dentro, io non l'accetto non è una cura, non è un. Non è un coadiuvante per la salute, per diciamo una pseudocura, un coadiuvante per l'appetito, per l'umore, per le cose. È una cosa che non sai cosa c'è dentro e non me lo posso permettere. Avevo scelto. Allora, volete ritornare un'altra volta lì? Cioè alle mafie, a non sapere, quindi l'ignoranza. Devo sapere io, devo avere la certificazione, come quando vai a mangiare una pizza o una birra, perché quando ti capita, per me, io sto dicendo per me, perché quando mi capita qualche cosa, se capita qualche cosa, io devo sapere che cosa c'è dentro. Quando andate a comprare la pizza lo sapete cosa c'è dentro, gli ingredienti. Ah, o ve le impanano a terra accanto alla fogna, accanto al marciapiede, al coso stradale, che può essere pulito, ma può essere che c'è passato uno e ci ha pisciato, no? Può essere che c'è andato del veleno. Nella pizzeria dovrebbero essere tutte cose che si sa, gli ingredienti e le cose che ci sono dentro, con lo scontrino e tutto. Non è tanto per le tasse, ma è tanto per la tracciabilità delle cose. Purtroppo per strada queste cose non c'è, mi devo affidare al clan, ma che cazzo conosce? E che cosa, se gli è qualcuno a simpatia, antipatia, ti mette qualche cosa, chi va, chi ti ripaga? Chi ti ripaga? Chi dura le panine? Ce leva slot. Niente, per me, proprio ve ne siete usciti dalla vita. Questo ancora un po' di effetto me lo fa.
Hai visto? Ma è talmente poca. Questo un po' di effetto ancora me lo fa. Infatti ancora sono un po' col sorriso, un po'. Mi sta rilassando. Mi sta levando il dolore qua e mi sta rilassando. Via. E non è morfina, non sono fatto o fuori di testa. Non è MD, non sono cristallucci, non è roba fatta potenziata per far andare fuori di testa. Vedi, pupilla normale, c'è la luce quindi è un po' stretta. E queste sono le cose che si possono fare, e anzi ti aiutano, sono coadiuvanti. Nel benessere, nella cura, come un caffè, come una cosa. Per il caffè, io purtroppo sono abituato a fumarmi qualcosa dopo il caffè, dopo mangiato. Il vino la mattina non me lo posso, so che farà bene un buon vino, non lo so, ma la mattina non mi posso bere il vino per sentirmi, per non avere dolori e sentirmi con l'animo un po' più su. E purtroppo è così, questo è. Per voi è tutta un'altra storia, capito? Come se uno del vino gli date a un sommelier, a uno che prova i vini e le cose, gli dà boh, qualunque vino, qualunque cosa. Allora, il vino fa bene perché però c'è anche l'alcol in mezzo che è deleterio, soprattutto la mattina non si può bere, quindi non mi rincuora proprio un cazzo a me il vino, anzi diventerei alcolizzato e fa malissimo, diventi violento e già lo sono stato, alcolizzato, non tutti diventano violenti. Ancora un po' di effetto lo fa, ma mi saranno rimaste due o tre canne di questa, proprio di tutta sta sminuzzaglia che mi hanno lasciato. Che poi si sono tenuti tutti i fiori, devono fare al contrario, mi devono cedere 5 grammi perché io 5 grammi potevo avere e mi hanno lasciato le foglie, sti pezzi di merda. Quello che usavo per tabacco. Che non ne dovrei fumare proprio tabacco, infatti gliene mettevo pochino. Ma no, levarmi la cosa e lasciarla. Siccome non puoi fumare il tabacco, lo mischi e le cose, ti leviamo quello che mischi e ti lasciamo solo il tabacco. Tipico degli assassini, quelli che vogliono accelerare il tumore. Comunque, oh, me ne vado. Andiamo. Non è leggera, è normale. È che mi viene voglia di fare, di uscire, di mangiare, diminuiscono un po' i dolori, come cazzo ve lo devo dire? E so cosa c'è dentro. Quindi non è soggetto ad antipatia, simpatia, giochini da assassini, coinvolgendo poi magari gente che non c'entra un cazzo. E poi uno gli deve puntare il dito. Eccoli, gli infami, i pusher che mi stavano uccidendo, magari non c'entrano un cazzo altre persone. Comunque, avete capito, non c'entro un cazzo con lo sballo del sabato sera. Teste di scechi. Mi sono lasciato due tiri così prima di pranzo. Perché dovevano calmarmi? Ah, a posto che loro mi dovevano Andiamo, calmare, cagnolini. che cosa succede? Perché hanno utilizzato te? Che? Anche i cani si Loro sono fottuti da soli. ora Vedi che che non hai voglio un euro. fare con lui. Mantieni a tua figlia, dai. Non Vedi che voglio non hai più un euro. solo lui. Scema vera. Vieni. Allora, Venite. loro Venite. non sono Guarda, venuti. non fa un cazzo. Parla lei di stupidaggini mentre qua è tutto cacato. Questa è la realtà. Se non me le raccolgo io. Vedere. Vieni. Cali. Tofì. Venite. Aspetta, venite, amore. Senti, io qua al sole non ci posso Perché li stare. voglio buttare in galera? Ehi, io al sole non ci posso stare ore e ore Benissimo, ma così. mi dice di stare a Non galera. mi Vabbè, dice. E quindi? Che devo fare? Non mi dici, però non c'è bisogno di dire, per obbligare, non ti ho obbligato di no? stare, è No. solo che non sono Che venuti. cosa faccio? Non lo so, cosa vuoi Niente. fare? Niente. Sento le tue stupidaggini. I cani si sono fottuti da soli. Perché loro Andiamo, andiamo. portano le persone per...
I cani si sono fottuti da soli. Così io li voglio che si mettano tutti davanti, le dietro vuole... i vetri, non davanti, dietro. Che io li voglio riconoscere. I cani, i cani si sono fottuti da soli, ce l'hai i soldi per perché andare in campagna? Come ce l'hai il lavoro? Andiamo, andiamo. È una pazza. Una pazza, avete. Vi siete armati, una pazza. Un'altra pazza come Maria Michela. Tu non c'è nessuno. E portami davanti a me quello che è qualcuno. Andiamo, andiamo. Senti, senti che pazza è diventato. No, sono quelli a cui gli hai leccato tu il culo, che sono dei delinquenti. Se non hanno violentato magari. Vieni che mettiamo il guinzaglio, perché devono disturbare il mio compagno? Dovevano disturbare lei. Non ha neanche argomenti, capito? Non gli riesce a spiegare le cose. Perché mi avevano ammazzato da anni. Perché per loro siamo animaletti. Ambacelli. Per i soldi, per la casa che mi vuoi levare anche tu. Perché il mondo gira così, a cercare di rubare, assassinare. Mentre fanno le persone i lavori per bene. Hai capito perché? Vedi che non ne ha argomenti. Come può una che non ha argomenti e non ha verità difendermi e parlare? Dirà solo stronzate. Anche i cani si sono fottuti da soli. Campagna niente più. Fra 6 mesi io me ne vado. Mi hanno ammazzato, mi hanno velocizzato il cancro. Mi state cercando di velocizzare il cancro. E mi avete lasciato una pazza qua che dice stupidaggine, cerca, con un quartino di verità. Qua, che ce ne quanto c'è da me? Con un capsulotto di verità. Niente, è fuori di testa. Ehi, ciao palombella cagatrice, Gurgulizzi sta parlando del pacco, 60 kg di pacco come 110 kg di divano, dovevo entrare 110 kg di divano, vedi come va, con cose aleatorie, siciliano è pazzo da merda, aleatorie, lei ora questa cosa l'hanno ridotta così per cercare di coprire la mia verità, capito? Facendogli danno a questa, avrebbero fatto delle manicomi. Infatti io non posso parlare, che deve parlare lei. Shalana Tammar, Bulgara Tammar, tutta una cosa, capito, aleatoria. Ai, non è che parla delle istituzioni siciliane, siciliano proprio, basta nascere qui che diventi, appena nasci. In Italia, in Sicilia o in certi stati, appena nato, già da bambino, già su. Non è che è una questione di metabolizzare mafie, terrorismi e gente falsa. È una questione proprio di nascita. Ecco, cavallino rosso chiuso, niente, è una ciarlatana. Guardate che bello. Guardate che bello. Hai visto? Ve lo volete? Ve lo vendo subito. Ah? Volete che ve lo vendo subito? Se fosse mia mi vado a salvare la vita. Tele, che cosa sta cercando di far neticare per coprire la verità? Per coprire la verità l'hanno imbottita di ciarlatane come la mia ex moglie, perché io sono la capa della sacra corona, dopo da ammettere Maria Michela è una coroncina. Tele, come cerca di coprire la verità. Guarda, una confusione di cose. Mi avete solo velocizzato il cancro. Di avere gente, perché avevo paura di andare di nuovo davanti a San Tommaso. San Tommaso, persa. Questa chiesa che deve essere, che grazie, sempre. Dividete con voi, lei è una ciarlatana che sta cercando di fare confusione. Non disturbare. Una ciarlatana che sta cercando. Ti hanno fatto così per confondere la verità. Zingare, non fumo sigaretta, non sono zingare, vedi che stupidaggini che dici, come a chi sta a mamma e a mamma faccio, solo stupidaggini, e a Mazzia e a Maria Michela,
e altri. Okay. Allora, mi dovrei stare tutta la giornata qua al sole a sentire queste stronzate o in altri posti a farmi aumentare il cancro. Non Senza sono un. potuta, amore, Già ho si sa, già lo passato sapevo. tutto. Ehi, sto Non mi portando fuori i ricordo cani. niente, Sto niente. portando Non mezz'oretta fuori i sono cani. riuscita Se no non hanno neanche quello. Andiamo. perché non sono Dai, andiamo, riuscita Tofì! io a spaccare perché sono Andiamo! io Forza! non si è mai Andiamo, andiamo! dove Dai, amore! io non Forza! so questo poi dove mi ha ammazzato, Dai, dove l'ho esci! fatto da mamma. Da Dove mamma! state andando? Devo portare fuori i cani, se no neanche quello fanno! Sì, acqua, acqua! Acqua e vado! Se no manco quello, gioie mie, tesori. Un po' di frasi finte. Vabbè, ogni tanto lo posso dire, gioie. Se no neanche quello, vi siete fottuti da soli. Questo sono io, vedi qua. Brutto fumatore di cose anticancro. Del vivo la mafia! Tu sei fumatore di cose anticancro buone! Invece devono vincere le mafie! Aspetta, Tofì, vieni, vieni. Ecco un po' di buon umore. Ogni volta che vieni lì. Ogni volta devi fare sempre la stessa sceneggiata che non ti fai mettere il pizzichetto. Avete bevuto l'acquetta? Oh, ma quella bevete fuori, noi siamo nel deserto. Andiamo. Al cellulare. Se no nemmeno sta passeggiata vi fareste. Perché vi siete fottute da sole. Che gente. Stavate tutto il giorno. Peppe! Ciao! Ciao Peppe! Ho dovuto scacciare a Peppe Spitaleri, via. Gli ho detto di andarsene. Questo col cappellino rosso e lo scooter che avete visto là. Perché ho denunciato tutti, no? Per mafia, terrorismo, favoreggiamento, tutta la fanisceme. Penso anche lui. Quindi gli ho detto nel caso ci sentiamo per telefono. Perché mi voglio vendere tutto qua, me ne voglio andare, perché questa è tutta gente che c'ha altra gente dietro le spalle, capito? E stop. E non è perché sono razzista o cosa, è perché pagano sta gente, capito? Per cercare di. Con quattro soldi si è catto. Lui come altri. Per cercare di tirare. O droghe, per cercare di avere informazioni o cosa, o dare fastidio. Andiamo, andiamo. O infettare o altro. Siccome ho denunciato tutti per mafia e terrorismo, inutile mi vado a stregare con sta gente. Non vedo l'ora di vendere tutto e andarmene, come gli ho detto a mia madre, in maniera che mi salvo la vita e non mi viene il cancro. Questo fuma sigarette di finte, quelle, le pipe finte, le vapor. Di qua, a parte questo, sole, nessuna struttura, nessuna attrezzatura, solo sole, soldi da spendere buttati, niente verde pubblico, niente di un cazzo, e quindi cancro e tumori, e scarsa qualità di vita. Qua per me non c'è più niente. Ah, le proprietà di mio nonno e di mia nonna. Mia nonna è ancora viva, quella di mio nonno, che già si sono allisciati loro per anni. Andiamo. Nipoti e figli, quelli che sono rimasti. Andiamo, dai, dai, puttanazze! Scoppolamiche. Scuolpolamiche.
Andiamo. Ho la mano addormentata. Queste le due dita, tre dita, perché mi si è schiacciato, penso, un nervo qui. Si è schiacciato un nervo, che cazzo è? Qua, appena me lo tocco, mi sento che mi si addormenta. Niente, qua non lo sento più. Non lo sento più qua, ho perso la sensibilità. Ci sarà qualche nervo qua, ecco. In questo punto qui, in questo punto qui c'è, mi si è schiacciata qualcosa. Ora mi sono messo il Voltaren. Sperando. Di qua, Tofi! Non ho più sensibilità nella mano. Penso che mi passa però. E mi fa male la schiena. Il collo, la cervicale, insomma, un po' meglio. Sperando che mi passa sta cosa. Andiamo? Andiamo, di qua, Tofi! Tofi! Andiamo! Sono persone, Tofì. Andiamo? Tofì! Ma che stai facendo? Vuoi le carezzine dei bimbi? Dai, andiamo! Forza! Ci sono delle persone lì e li fa strano, capito? Messe nel... Andiamo! Oh, mi schiaccia qua, guarda, guarda, no, ma non devo fare niente proprio. Mi schiaccia qua, questo nervo qua, e mi si addormenta il sopra qua. C'ho due, tre dita, di là qua no, di qua no, qua. Aspetta, porco il disco. Poi più serie spine, aspetta e mi appoggio un po' qua comodamente, in questa munnizia. Allora, mi fa male praticamente. Mi si è schiacciata qualcosa qua. Qua. Ecco, appena mi tocco qua. Ai! Appena mi tocco. Ai! Appena mi tocco qua. Sì, qua in questo punto qui. Mi sento tutta questa parte qua tutta addormentata. Penso che è una questione del nervo. Mi sono messo il Voltaren, mi dovrebbe passare. Forse mi devo operare, si deve fare un'incisione. Vediamo ora, se non mi passa fra una settimana, non devo fare niente. Con le mani non devo fare un cazzo. Sarà schiacciato un nervo della schiena, mi fa male. Vediamo tra una settimana che cosa succede. Andiamo. Bisogna di tutto il mio dolore. Non sono posti questi, ma poi dove devo andare? Qua in ospedale dai loro parenti. Nei loro giri, ma manco se domani sugono, chi se hanno ammazzato a mio nonno e anche gli altri. Capite cosa significa trattare le persone come animali? Holy trash. Vai, vai. Bye bye. Trash. Allora. Siete da carcere a vita. Vado a chiudere l'INSA. Vi dovete chiudere dentro. Per sempre. Carcere vero, no? Carcere duro. Oppure va ammazzato. Ma come venite ammazzato a me? Fighi su che minchia. Ciao, c'è qualcuno un po' rischio. Fermi, ehi! Per ora si può stare qua, questo fra un mese qua non si può stare più. Andiamo.
Andiamo. Andiamo. Andiamo. Dai. Torniamoci, andiamo a comprare qualcosa. Facciamo un po' di spesa. C'è mio padre che mi sta chiamando, ma che cazzo vuole? Non ho capito. Non ci sei andato in campagna? Fanno tutti i nofri, capito? Fanno campagna a fare cosa? A farmi ammazzare dagli alberi che cadono? Ah, che gliel'avete distrutta la campagna? E le truffe che gli avevano fatto a mio nonno? Andiamo, andiamo. Chiave senza porta, senza maniglia, senza. Oh, pugno di scemi veri. Andiamo. Fare un po' di confusione sta avvenendo, a fare gli interessi delle mafie che si è sucato per anni e l'hanno ridotto così senza memoria. Io non lavoravo da Rocchi e vedo com'è il Scorpione, Scorpione come Maria Michela, io vedo su bruciate, su bruciate, altro che Scorpione. Andiamo, andiamo. Ora lo chiamo, vediamo che cosa, che stupidaggini si starà. Lavoravo senza lavoro. Lavoravo lui. Tu non lavoravi, tu non. Ma chi tu? Come si può essere così scemi? Come se io gli dicessi a lui che non è di Palazzolo. Tu sei nato qua dove c'è sempre il sole, Nasna. E ci canto una canzone. Io è bruciato. Posso fare un gente senza memoria. Non ha verità. E mia madre la stessa, cuori, cuoricini. Se vuoi vai a fare il controllo dal medico. Hanno affittato le cose a 300 euro al centro, che manco, e poi manco gliele danno, gliela mettono. Allora, prendimi l'avvocato, poi non gli danno i soldi per un anno, gli inventano qualche cosa, dici prendi l'avvocato per 3.000 euro. Le cose affittate e svendute a niente. Cu cazzo piglia l'avvocato per 3.000 euro? Cioè a spendere 6.000 euro per fargli uscire 3.000 euro a gente che ormai è fallito, che non ha manco cose nei corrispettivi, una città di spazzatura. Andiamo. Niente, è gente bruciata, questi sono bruciate, si vede, non ha fatto un cazzo, infatti mantenuti dallo Stato, gente non fa un cazzo. Ah, Peppe prende il reddito di cittadinanza, non lo so, poi dice così. Pagate, gente non serve un cazzo. E cose che non servono un cazzo. Magari alcuni andrebbero pagati lo stesso, il problema è che li levate a chi invece è una persona valida e a chi avrebbe diritto. Quindi rubate a me per dare soldi a gente che non vale un cazzo. Piano. Chi più, chi meno. No, che dico, non devono avere i soldi le persone che non hanno lavoro, non hanno, o che non vogliono lavorare. Sempre una base di soldi, se no vai a rubare, a fare cose. Il problema è che li levate rubandoli ad altri, che invece hanno tutti i diritti, dovrebbero avere se fosse uno stato civile. Andiamo, andiamo. Nella stessa maniera come mi avete rubato le mie cose curative, anticancro, per andarmi a fare comprare la roba per strada, che non so che cosa c'è dentro. O addirittura niente. Vivere di stupidaggi e mangiarmi le zucchine fatte all'Heineken. O con i veleni del terzo mondo. Andiamo, andiamo. Paesi sottosviluppati e inviluppati.
Andiamo? Che significa? Significa che i soldi girano lo stesso, le cose girano lo stesso, però non nella realtà descritta, ma sotto. Andiamo? Purtroppo sotto a me non mi conviene, se mi devo affidare ad altri sotto, perché non ho amici, non ho cose. Andiamo. Se li comprano gli amici, se li comprano le cose, vedete? E poi ti ammazzano. Invece io voglio lo scontrino. Andiamo? O almeno un'attestazione di fiducia da qualcuno che non sia, che al massimo gli puoi levare solo i peli del culo e neanche. C'è garanzia, una garanzia. Confutabile. Andiamo, dai Fina, ma perché sei così stamattina? Stai facendo la zucchina? Andiamo, io sono bad. Mi vado a fare un panino. Zizzani non lo capisce che non ha più un euro per non fare, non ha più un euro per fare un cazzo. Lavoro, lavoro. Se non era per me restava per strada. Due lavori gli sono rimasti. Piano, cali, cali. Ferma. No, è buono, eh. Sono buoni, ferma, ferma. Ciao. Niente, niente fa, non ti preoccupare. Visto che cagnolette brave. Visto che cagnolette brave. Poverina, quella si spaventa, se ne scappa. Te ne stai scappando da un Carlino, da un bulldog francese. Se c'era Bevi, gli dava addosso. Bevi addosso gli dava. Bevi era tremendo. E lei come Zani, è tutta hook. Andiamo. Ora viene mio padre qua a salutarmi, che vuole vedere qua dove arriva. E su pezzi, ha detto su pezzi. Ora mi dice, vuoi qualcosa di soldi? Non hai che fare cagare soldi in un posto di questo, a comprarmi le cose coltive fatte all'Enigham, le zucchine dell'Enigham. In questo posto non c'è un cazzo, c'è solo mafia e mafia sempre ci sarà e corruzione. Come lui, purtroppo. Come la gente che l'ha formato. Ma come non si vede tutto al contrario? Mi gira il piede, non lo so. No, perché mio figlio diceva forse la cacca di perché qua le cacche. Sì, è che non è pista ciclabile. I soldi se hanno pigliato per pista ciclabile. Ora si ammazzeranno di botte. Guarda che bel muro. Porca miseria. Tutto il muro si è preso. Questa poteva scendere e quella è doppio senso. Allora c'è stato mio padre. È stato mio padre. E dice che Paolo Orecchia. Dice che Paolo Orecchia non è. Ora gli dovrei dare le foto a questa, le cose, me ne vado, non faccio i cazzi niente. Dice che Paolo Orecchia non era neanche, quando gli ho detto quello è un terrorista, si doveva fermare 20 anni fa, sta cosa, i padroni della mia vita, vi siete fatti tutti infettare, i pigli per il culo, cosa, fai tutto lo smemo. Quello era un cantoniere, quello è stato, non era un poliziotto, quello è stato preso, ma se ci sono stato io? Là alla polizia, se mi diceva che stava studiando il Ladigos, se ci sono stato io che lavoravo alla polizia provinciale, che cazzo dicono? Prima l'ho visto io con le palette, con le cose, che lavoravo alla polizia provinciale. Mio padre dice che non era un poliziotto, ma che cazzo dici? Non solo, non studiava cose di, mi aveva detto Digos, cose di giurisprudenza, dico. Comunque, sicuro e certo è stato nella polizia provinciale. Tant'è bello che mi ci andavo a sedere io là. Quindi mio padre nega anche questo. Perché è bruciato. Tutto si confonde, passiamo per strada, le donne con i bambini. Scusi, scusi. A posto di leccare il culo ai bambini degli altri, manco conosci, se hanno subito abusi. Ma perché non hai pensato
ai tuoi nipoti, alle tue cose, cercando di dire la verità. Posso dire che io non lavoravo? È bruciato, che c'è fare? Ma pace, ci vuole bene. Avesse mandato a fanculo. Mi ha dato 2 soldi per la spesa, che comunque ciò mi prendi i soldi dell'affitto, e anche l'affitto della cosa me lo devono dare in, non in nero, me lo devono dare con lo scontrino, scontrinato, tutto il negozio o tutto l'affitto e la casa a nome mio. Poi il resto, quando muore la nonna, si divide, a meno che non ci sono cose gravi. Così si fa, non inventandosi cose. Quindi nega anche che nella polizia provinciale è gente bruciata. Che cosa vi devo dire? Gente bruciata. Ora mi voleva dare un po' di spesa e dei vestiti per Zani. Ma che siamo? Morti di fame, io con tutte le proprietà che ho. Capito? Mi hanno tenuto i padroni della mia vita. Con tutte le proprietà. Ma non buttare la spesa mia. Ma lo fate però cazzo, dammi la casa, quella mia a nome mio, che per anni vi siete presi i soldi dell'affitto, mamma. E il locale che vi siete presi i soldi. Ho i soldi con la cosa. Oppure facciamo tutta una fattura, ma io lo voglio scritti, perché mi stavano levando anche i soldi dell'affitto. Li stavano risultando. Meno male che al telefono gli ho detto quelli sono i soldi miei. Che poi sono anche, mi pare, 50 euro sono anche di Zanni. I soldi dell'affitto che mi aveva dato mia madre. Li voglio scritti, regolarizzati, fiscalizzati, non me ne sbatti i coglioni. Se pago le tasse. Dice, anzi, mischino che ti ha dato i soldi. A me mi pare bruciato. Mischino. Mischino che cosa? Come non faceva della polizia? Non si ricorda come io non lavoravo. Oh. Ma come i soldi non sono i miei, la fiscalità, le cose. Uomini insieme i soldi dell'affitto, perché dei miei cugini sì, si sono mangiati tutte cose, la casa me la vendo, il locale o mi date i soldi tutti oppure mi divido, mi fate una cosa fiscale scritta con scontrino che mi divide i soldi, che io non ne voglio padroni della mia vita, soprattutto di mafie e di assassini. Voi siete nell'illegalità. Dobbiamo prendere le noci. È tutto stonato, poi devo vedere con le mamme, i bambini, attenzione signore, è tutto stonato. Sai che cosa gli hanno infilato a mio padre per stonarlo così? Non fa il poliziotto. Dobbiamo prendere le noci. È tutto stonato, poi devo vedere con le mamme, i bambini, attenzione signore, è tutto stonato. Sai che cosa gli hanno infilato a mio padre per stonarlo così? Non fa il poliziotto. Troppo, le mangi, sto scontando. Ma... Dico, il potere del... Zani voleva le chiavi di casa, ma come glieli posso dare le chiavi di casa che lascia le cose in giro e se ne va di notte e stava portando a casa... Quelli di senso in più gli rubano la borsa, gli girano le cose, gli hanno girato il cellulare, lascia le cose in giro. E se ne andava in giro con quelli per strada, a quest'ora entravano con le chiavi di casa e mi avvelenavano, capito? Prima si deve sancire e scrivere la verità di quello che ci hanno fatto. Ciao. Ciao suckers di stronzate, di mafie e di porcherie. Non so se posso tenere la spesa col sinistro. Meglio che cambio col destro. Che mi fa male, ci ho addormentato. Però la forza ce l'ho. È che mi sento il sopra addormentato. E ora sono tranquillo. Ho un po' di appetito. Ora mi mangio qualcosa a pranzo e faccio gli gnocchi. Prima mi fumo quei 2 tiri. Mio padre l'ho preso in giro e gli ho detto ora con i soldi che mi ha dato mi vado a comprare il fumo. Come quando ero ragazzino. E poi non compravo il fumo, tutto. Una parte, quando mi dava qualcosa.
all'interno mi faccio quei due tiri. Ecco, mi è talmente rincoglionito, impucciato in queste mafie. Come dice, ma perché non vi siete lasciati subito? Cozzani, perché non l'hai lasciata su? Ma tu mi avevi detto che ti eri lasciato mattina, appena gli ho detto mi sono lasciato si è buttato addosso. Mi hanno detto alcune persone, tipico delle persone incapaci. Anche me è della stessa cosa. Siete lasciati, sì, niente. Sai, se tutte le volte che ho detto con una persona mi sono lasciato, ti lascio, basta, due si devono essere eliminati, cioè capite che sta cosa non può andare. Cioè non è rappresentabile neanche se vieni con pagando non so chi. Questo è il problema in Italia e nei paesi sottosviluppati, che non pagate quando le cose si fanno alle lunghe o alle brevi, insomma non c'è verità. E allora, ah, ma non si è preso il muro, si è preso i tondini qua. E allora succedono queste cose, capito? Le persone si permettono di fare. Quando io mi sono, gli spiegavo a mio padre che non scendiamo di qua, va? Che non frequentavo nemmeno per evitare situazioni, a parte che non compravo in giro, non frequentavo neanche compagni di classe che mi chiamavano, ci vediamo, sai, i vecchi compagni di classe rimpatriate. Ecco, se proprio per evitare, che so che poi c'è quello che ha il fumo, quello che comprano ovviamente nel mercato illegale, penso. Anche se io gli ho detto mettetevi due vasi. Neanche quello, quindi non fumavo neanche con genere, una cosa strettamente personale. Antimafia. Antimercati in nero. Diceva, ora ci penso io, dico io, faccio io, lo posso denunciare, ci posso andare io a Palermo a parlare, però non ti ricordi che quello era polizia, non ti ricordi quanto mi sono spaccato il culo allora perché non c'era, era puttana. Gli ho detto fai quello che cazzo vuoi, ognuno come gli dica Zani, fate quello che volete col vostro culo. Quando avete a che fare con me, io racconto la verità. E continuerò a raccontare la verità perché quella è quella che mi conviene. Da quando sono nato. Tranne che se vedo gente che non la racconta e allora pretende stupidaggini da me. Di solito racconto sempre la verità. Perché? Perché sono una persona onesta. Che è una gran cosa, è difficilissimo in mezzo ai disonesti, capito? Certo, se mi lasci qua dei soldi a terra, 1 milione di euro. Dipende. Se mi date le mie proprietà, le mie cose, non lo tocco neanche. Chiamo la polizia e dico, ho trovato 1 milione di euro perché potrebbero essere sporchi. Che già ce l'ho, 1 milione di euro. Li dovrei avere. Anche di più, se mi avessero fatto lavorare le mie cose. A posto di andarmi a fine là da Rocchi, da Ruocchi, a Denso e così va. Oh, ciao, ciao teste di scecchi. Oh, e poi gli diceva ma ora non ti hanno lasciato una ricevuta? Scusi, e perché io ho mai avuto la cassetta delle lettere? Mai, e l'ho denunciato anche questo. Mai, i chiave era la cosa, i padroni della mia vita. Minchia. Vitamina, vita minchia. Capito che crimini? Manco le chiavi dovevo cambiare della cosa, non volevano manco, se non le cambiavo io chi me le cambiava, le chiavi del rocchetto delle... e quella del garage non si è cambiata, così c'era, se ne tabellano. Oppure gliela lasciava a questa, così la violentavano, entravano e ci mettevano i cose, come hanno già fatto.